qui. No, 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 mi lasciare, non mi lasciare. Everything is becoming violet, I think. I come back. Just come back. Excuse me. Allora, oggi abbiamo sentito una donna forte, fortissima, e ci ha detto che qualcuno aveva preso la sua candidatura con ironia, perché chi voterà mai per una donna? Ed è ironico che abbiamo dovuto sentire questa frase proprio oggi, che è l'8 di marzo, il giorno internazionale delle donne. Io vorrei anche ricordare, a nome di tutte le donne che hanno costruito l'Europa, questo spazio incredibile di pace, di prosperità e di progresso, che è durato così tanti anni fino alla vergognosa invasione dell'Ucraina, vorrei fare un nome, perché è un nome della nostra famiglia politica, e ricordare con il vostro applauso la figura di Simone Veil. Prima donna eletta Presidente del Parlamento Europeo nel 1979. Oui, aujourd'hui nous célébrons la journée de droits des femmes et nous avons vécu beaucoup de combats lors de cette dernière mandature pour ce droit des femmes. Nous avons vécu des combats aussi dans certains États membres qui les remettaient en cause. Nous avons vécu des succès en Espagne, nous avons vécu des succès en Pologne où les femmes se sont levées, où les femmes par leur participation ont permis de remettre leurs droits au cœur des politiques, de faire entendre leur voix. Ce sujet est crucial et nous avons beaucoup à faire. Nous avons des avancées très symboliques. Je vous rappelle que cette semaine, en France, l'interruption volontaire de grossesse est rentrée dans la Constitution pour donner, à la fois pour assurer ce droit, mais pour inspirer, pour donner une ligne à l'ensemble de nos pays européens et au-delà. Donc ces droits, ils doivent être défendus chaque jour, parce qu'ils sont chaque jour, peuvent être remis en cause. Alors, prossimo pannello. Sì. Il prossimo pannello parla quindi di un'Europa inclusiva, di un'Europa dove le donne hanno un ruolo cruciale. Ricordiamo anche che in Italia purtroppo ancora oggi viene uccisa una donna ogni 3 giorni dal proprio marito, dal proprio compagno, e piangiamo una volta ogni 3 giorni un femminicidio nel nostro paese. E quindi parliamo di queste cose. Ne parliamo con un pannello che vedrà nomi molto importanti che sono in questo video. Alors nous allons pour cette nouvelle table ronde accueillir Oyan Inclusion. Nous accueillons Oyan Ayrigoda, Sylvie Brunet, Véronica Pajmonova et Teresa Belanova. Et notre modérateur. Présentations. Poi présentons le modérateur. Alors je vais présenter d'abord nos panélistes, Oyan et notre future collègue au Parlement européen du Pays Basque, qui est tête de liste pour le Parti national basque pour les élections européennes. Bravo. Sylvie Brunet, qui est ma collègue aussi au Parlement européen, qui s'occupe beaucoup des questions sociales et du droit des femmes. Véronica Fajmojana, qui est la 4e de liste aux européennes pour notre parti membre Sénator 21 en Tchéquie et spécialiste de l'égalité entre les hommes et les femmes à l'OCDE. Ah bon. Et enfin, Teresa Belanova, je crois qu'on ne vous présente plus ici, visiblement, que vous connaissez tous, ancienne députée, sénatrice et ministre. Et je vous interromps 2 minutes pour souhaiter la bienvenue, accueillir le président
du Parti démocrate européen, parti du mouvement démocrate, François Bayrou. Bienvenue, François. Ringraziamo il presidente Bayrou per la sua presenza e non ci resta che annunciare che questo panel di regine, il nostro poker, sarà moderato da Davide Dari del Dubbio. Grazie, grazie a tutti. Beh, buonasera, buonasera a tutti. Aspettiamo che finiscano i saluti. Allora, voi noterete che sono l'unica presenza maschile su questo palco, diciamo, questa fa parte della trasgressione di questo movimento, ma insomma è il bello. E trasgressione per trasgressione, a me piaceva l'idea di iniziare questo panel interessantissimo in questo momento con una piccola provocazione, ma forse non è tanto una provocazione, ovvero in realtà leggendo i dati, parliamo di condizioni femminili, ne parliamo l'8 marzo, ecco, leggendo i dati, la condizione della donna negli ultimi 30-40 anni è migliorata, viva Dio, questo possiamo dirlo, vogliamo uscire da una narrazione tutta negativa. Io credo che questa narrazione, come dire, che riconosca anche la crescita dei diritti delle donne, soprattutto in Europa, faccia parte di quella battaglia antisovranista, invece sovrana, per la quale, come dire, la politica in Europa funziona, non è una cosa da smontare o da aprire come una scatoletta, come ci vogliono raccontare. La politica fatta bene, quella con la P maiuscola, di passione e di investimento sui diritti, è una cosa sulla quale bisogna investire per far crescere i diritti delle donne oggi parliamo di loro, soprattutto delle donne, e crescono anche in Italia. L'ultimo indice sulla parità di genere ci porta al 70%, eravamo al 68%, siamo ancora bassi rispetto agli altri paesi europei, c'è un problema qualche problema in Europa orientale ancora, qualche problema in Europa del Sud, ma insomma piano piano stiamo cercando di recuperare. Però noi giornalisti siamo un po' rompiscatole, quindi insomma non ci accontentiamo, non credo che neanche le nostre ospiti vogliano accontentarsi, perché poi i rapporti ci parlano ancora di una donna che vive un gap salariale ingiustificato, che vive un ostacolo per quanto riguarda l'accesso nel mondo del lavoro, e che vive quasi esclusivamente lei in prima persona per la cura della famiglia e quindi di una gestione del tempo a dir poco strozzata. Ecco, io la prima domanda che vorrei fare ai nostri ospiti è questo: è vero che l'Europa è un faro rispetto al Medioevo che abbiamo intorno, perché intorno abbiamo anche il Medioevo, lo sapete meglio di me, per quanto riguarda la condizione femminile, ma l'indice, appunto, questo indice per raggiungere la parità di genere si calcolano 60 anni sono troppi in Europa, naturalmente. Cosa dobbiamo fare per diminuire questo tempo? Dove bisogna investire? Cosa vorrete fare in Europa? Io inizierei con Aguirre Goita, mi scusa la pronuncia, e la domanda è questa: come possiamo accorciare i tempi per raggiungere una parità di genere effettiva, reale? Good afternoon, and first of all, thank you very much for giving the opportunity. Excuse me. Excuse me. I was saying that, first of all, thank you very much for giving the opportunity to participate on this roundtable on behalf of the Basque Nationalist Party, especially on such an important day as the 8th of March, the International Women Day. And I think that we have to speak about the feminism, and the equality between women and men, but this is inside an idea of an inclusive Europe. And to talk about an inclusive Europe, we have to talk about different policies for the management of the diversity, accessibility, and inclusion, and of course gender equality. In this sense, the Basque Nationalist Party has always boosted the feminism, the pluralism, and the liberalism. And in this sense, we have to admit that the work that our ancestors did it is key for what we are today. And for this reason, we organized a recognition event the last 2nd of March.
And this is the idea that we want to wear from the Basque country to Europe. As we say in Basque, izan zirelako gara eta garelako izango dira. And this is a sentence in which recognize the achievements of our predecessors. And in this sense, we want to bring this to Europe, and we want to boost the quality between women and men in different ways. We want to provide security and opportunities for empowerment, to autonomy, to women who needed it most. And we need to ensure the future economic and strategic development spaces for being plural and diverse, making a room of presence of women who are not maybe given the place that they deserve. And all this will make us not only more equal, but also more competitive. In this sense, we need to maybe treat the equality in an holistic way, and we need to boost strongly a European strategy for equality, and we need to, or it is necessary, the signature of the all members of the all the states members of the pact or the agreement of Istanbul. Benissimo, grazie, grazie. Giusto. Io chiederei adesso la stessa cosa a Sidi Brunet. Vorrei complicare la domanda un pochino, anche perché insomma in Francia si è appena votata questa norma in Costituzione, l'aborto in Costituzione. Lei sa che in Italia, per esempio, il 64% dei ginecologi applica l'obiezione di coscienza, quindi creando una situazione di difficoltà oggettiva, pur essendo l'aborto regolato dalla legge 194. C'è la Polonia, c'è Malta che hanno... Quindi insomma, vorrei che ci parlasse anche di questo elemento per quanto riguarda i diritti della donna, come l'Europa intende uniformare anche da questo punto di vista i diritti sui propri cittadini. Cosa possiamo fare? Merci pour cette question passionnante. Yes. Et merci pour ce panel. Voilà. Alors déjà, j'aimerais qu'on ne parle pas des droits des femmes uniquement tous les ans, le 8 mars, mais tout le temps, tout au long de l'année. Sur la question des droits sexuels et reproductifs, dont l'interruption volontaire de grossesse. On a parlé de Simone Veil, de notre famille politique tout à l'heure. Elle s'est battue il y a des années, des décennies, et les débats, les mêmes débats reviennent toujours. Donc le fait que nous ayons inscrit dans la Constitution cette semaine, qui est une semaine historique française, le droit à l'interruption volontaire de grossesse est vraiment majeur, parce que il ne suffit pas d'inscrire dans une loi ou dans une directive européenne un droit, il faut aussi le rendre effectif. Et vous venez d'évoquer notamment la clause de conscience, ça rend ce droit absolument inapplicable dans un certain nombre de pays, dont la Pologne. Nous avons eu des témoignages de médecins polonais, de femmes polonaises, qui sont obligées, qui même certaines meurent parce que elles, pour des avortements thérapeutiques, elles ne peuvent même pas les effectuer. Donc on doit rendre ces droits effectifs. Pour continuer sur tous ces sujets, nous avons une mandature où nous avons été très investis, nous, députés européens du PDE, tous, sur ces sujets, avec ce qu'on a appelé le pacte Simone Veil dans le groupe Renew Europe et au PDE, autour des droits sexuels et reproductifs, mais aussi de l'égalité au travail, de droit au travail. En ce sens, on a réussi à adopter une directive pour lutter contre les écarts de salaire entre les femmes et les hommes quand ils ne sont pas justifiés, à poste égal, à travail égal, salaire égal. Sachez qu'encore actuellement dans l'Union européenne, il y a 13% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes en moyenne, à travail égal. Donc on a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ça comporte aussi l'égalité des droits en politique. Et donc nous sommes là aussi pour défendre cela. On doit avoir des femmes à part égale dans toutes les sphères de la vie politique. Et ça comporte aussi des droits développés par rapport à la famille.
On sait qu'encore aujourd'hui, les femmes consacrent beaucoup plus de temps à la famille que les hommes. Mais je dirais que finalement, il faut aussi emmener les hommes dans ces combats. Et peut-être qu'un des plus gros défis, et c'est ce que nous devons faire, c'est aussi d'être avec les hommes dans ce combat pour les droits des femmes. Et c'est la manière de réussir, je pense. Grazie, grazie Sylvie Brunet. Adesso abbiamo Veronica Faimanova, è una giovane ricercatrice, è stata una ricercatrice, adesso naturalmente è una politica, e si occupa di gender gap. Anche a lei la domanda è questa, anche perché è una nuova generazione, insomma. Quali sono le chiavi, quali sono le battaglie per ridurre il gap tra uomo e donna? E come si esce anche dagli stereotipi che inchiodano la donna a una visione ancora, in alcune realtà, ancillare, subordinata? Qual è la grande battaglia culturale ed economica? Thank you so much for inviting me here, and I'm really grateful to be here with you. I would say, or maybe I would start with saying that what maybe cause also those inequalities are gender stereotypes, as you already mentioned, because it's something I think we should start with, also, as a psychologist, I think it's really important what kind of reality surrounds us, because let's say like the gender stereotypes sometimes influence like what we think, who we are, and also what we do in our life. And as we know, like our society is gendered, and so you said like what we could do. So I think that maybe we should start with gender sensitive education to let kids decide what kind of studies or what kind of career they would like to choose, and which really because it really relates to the labor market, because at the moment the labor market is also gender segregated, and it's not like a problem itself, but the problem is that the jobs which are taken by women at the moment are having less prestige and also are less remunerated. Also, it then depends if they are able to get into decision-making positions. So I would really start with trying to eliminate those stereotypes, and also, like, of course, we could talk about other issues, as it's, for example, fighting gender-based violence, which is also based on existing gender inequalities, unbalanced redistribution of power. And what I also found really important is focusing, for example, on clinical tests or designing research, or for example designing some products, because at the moment they are also like biased and mainly focused on men. Thank you. Grazie. Grazie, grazie. Teresa Bellanova, insomma, qui è una star, inutile che ve la presenti, naturalmente. Io lei conosce benissimo, per aver fatto per anni la sindacalista, la condizione delle donne, la conosce sul campo, quindi credo che possa dar lezioni a tutte. E quindi le chiederei anche a lei che situazione c'è in Italia, che situazione c'è in Europa e come si esce da questa discriminazione che ancora vivono le donne. Però vorrei anche a lei complicare, vorrei portarla anche su un piano internazionale, se mi consente. Mi piacerebbe, chiedo a lei, come possiamo far sentire più forte
la voce dell'Europa accanto alle donne che vengono ancora discriminate, penso a paesi come l'Iran, penso a una ragazza come Masha uccisa dalla polizia morale, pensate, c'è un paese nel quale esiste la polizia morale che vigila sulle donne, sul corpo delle donne. Come facciamo ad avere una voce europea più forte su queste discriminazioni intollerabili? Microfono, per favore. Partiamo dal dire che le donne possono. Le donne possono perché sono capaci, perché sono forti, perché hanno passioni, hanno competenze. Le donne devono far sentire di più la propria voce. Dobbiamo rafforzarci in Europa per essere utili anche alle nostre sorelle, amiche, colleghe che stanno in paesi dove la libertà è negata. Noi abbiamo un compito in più, abbiamo la fortuna di vivere in un continente che, nonostante la guerra è alle nostre porte, vive in un contesto di pace. Abbiamo la fortuna di poter dire la nostra in tutti i campi, abbiamo il diritto di farcela ancora di più. Perché in Italia, il paese che tra i primi in Europa ha riconosciuto la parità salariale tra uomini e donne, i diritti delle donne anche nel campo civile, noi abbiamo una situazione che le donne sono più istruite, hanno titoli di studio con voti più alti e però solo il 49,6% sono nel mondo del lavoro. Nel mezzogiorno solo il 34%. Allora, se sono più istruite e stanno meno nel posto di lavoro e abbiamo la parità salariale riconosciuta dalle leggi, vuol dire che non è solo un problema di leggi, vuol dire che è un problema di cultura. E noi sulla cultura della parità dobbiamo costruire relazioni, dobbiamo rafforzare. E guardi, mi prendo solo quei 2 secondi che ho perso prima per dire che non parlo solo di noi donne bianche, istruite, che vivono in un mondo di pace. Parlo delle tante donne che arrivano da un'altra parte del mondo, nel nostro territorio, e di cui l'Europa non è ancora capace di farsi carico. Molte donne invisibili nel nostro continente, molte donne che si occupano dei nostri affetti più cari, per esempio degli anziani, dei nostri figli, e però non hanno un permesso di soggiorno e non hanno il diritto di circolare liberamente nel nostro continente, e sono utili, non è che noi facciamo un regalo a loro, sono utili al nostro sistema produttivo, sono utili per mantenere la nostra coesione sociale. E allora mandiamo più donne nel Parlamento europeo, perché questa è una battaglia che va fatta con più forza. Abbiamo anche risolto il problema tecnico nel frattempo. Beh, l'applauso a scena aperta mi pare meritatissimo. Tutto grazie della Isabella Nova. Poi torneremo. Io torno dalla Oihana Quiroga-Ita e io leggevo il suo programma. Ci impegniamo, lei scrive, per l'uguaglianza, la lotta contro la violenza sessista e l'eliminazione del divario salariale. Ecco, violenza sessista e divario salariale, c'è una connessione tra le due cose, ovvero quello che dicevamo prima, c'è un legame, come dire, un racconto univoco tra la donna, racconto della donna e l'immagine della donna ancillare casalinga e la persistenza di una violenza anche domestica, purtroppo, c'è una connessione tra le due cose secondo lei? No, deve ancora iniziare. Non... Stava cercando, la mia domanda era complicatissima, quindi giustamente. The answer is yes, of course. Everything is joined, without a doubt.
and it is necessary to work in all the spheres. It is necessary to work in the domestic arena when we know that the gender-based violence is maybe has the highest rates. But it is necessary also to fight against the violence in the digital arena or the digital sphere. And of course, we need to continue working with things as the minimum periods of leave for mothers and for fathers, and also sick leaves, because as an example, we get an agreement but of minimum periods of time, but it is important to make a continuous monitoring of the compliance of these agreements. And joining or regarding to the economic development sector, because you have mentioned, there is a big gap in sectors as digital services, advanced services, technological issues especially. So we need to work strong, because we need women in different spaces and economical strategical spaces for the future. And we are speaking about energy, we are speaking about digital arena, we are speaking about the future economical development works. So we have a lot of for doing. Grazie. Grazie mille. Torniamo a Sylvie Brunet. E lei si è occupata di Medio Oriente, ho letto una sua bellissima biografia, si è occupata molto di Medio Oriente. Quindi una domanda io gliela vorrei fare. Le istituzioni internazionali, penso all'ONU in questo momento, hanno faticato molto a riconoscere negli attentati del 7 ottobre un elemento anche di violenza femminile. La risoluzione di qualche giorno fa dell'ONU finalmente se n'è accorta. Eppure era chiarissimo l'intento di Hamas di colpire le donne, il corpo delle donne, per colpire un intero popolo. Come mai questo ritardo, secondo lei, da parte della comunità internazionale nel riconoscere questo elemento? Anche nell'opinione pubblica occidentale, il 7 ottobre è stato vissuto in modo molto strano, molto ambiguo. Non è stata riconosciuta, secondo me, appieno la violenza subita soprattutto dalle donne in quella circostanza. Come si spiega questa timidezza, chiamiamola così? Alors effectivement, ça fonctionne. Je siège en délégation Palestine. Est-ce qu'on entend ? Oui. Je siège en délégation Palestine et donc en 2020, je suis allée avec le Parlement européen en Palestine à la rencontre des autorités. Oh, je crois qu'on entend. Est-ce que là, c'est bon ? Oui. Donc effectivement, je disais au Parlement européen, je siège en délégation Palestine, où j'ai pu me rendre en 2020. Et donc je connais un petit peu la situation dans cette zone extrêmement dramatique en ce moment. Alors vous avez entièrement raison, on n'a pas assez parlé de ce qui s'est passé le 7 octobre vis-à-vis des femmes. Indépendamment de toute autre considération politique et de toute considération sur le conflit lui-même. C'est une attaque terroriste du Hamas et qui a tué des femmes, torturé des femmes, violé des femmes, exposé, humilié des femmes. Et je trouve que ça n'a pas été assez dénoncé dans les tribunes internationales, de la part de certains partis politiques à l'extrême gauche de l'échiquier, qui, même au Parlement européen, ne se sont pas suffisamment émus de cette situation. Mais on parle de ce qui s'est passé vis-à-vis de femmes israéliennes, mais c'est le cas aussi en Ukraine, où nous avons eu plusieurs commissions d'enquête qui vont dénoncer les crimes qui se sont commis auprès de femmes, concernant des femmes, des viols là aussi, des tortures, des humiliations de la part de soldats russes.
et sachez que ce sera puni un jour. Donc il faut effectivement qu'on se mobilise beaucoup plus en termes de commission d'enquête internationale. Et ce n'est pas... C'est incroyable et c'est juste dramatique qu'en 2024, encore, les femmes soient des armes et soient encore torturées, violées, chaque fois qu'il y a un conflit à nos portes, en Europe, à nos portes de aux portes de l'Europe. Grazie Silvio Brunet. No, non funziona. Abbiamo dei problemini oggi. Pronto? Questo non funziona, eh? Ok. Abbiamo qualche piccolo problema risolto brillantemente. Io tornerei da Veronica Faimianova e gli proporrei di nuovo... Perché insomma il tema secondo me è centrale, perché Silvio Brunet lo diceva nel modo corretto, le donne diventano in ogni guerra, diventano l'anello più debole, diventano addirittura, passatemi l'espressione, bottino di guerra, diventano oggetto. Allora, come può l'Europa alzare la voce su questa ferocia maschile, lasciatemelo dire, sul corpo delle donne in guerra? Yeah, I would say that it's really... Can you hear me? No. Yeah? Yes. Ah, certo. Ok, ora vi spiego perché i microfoni, alcuni sono amplificati e uno con la traduttrice. Prova a parlare. Can you hear me? Can you hear me? I don't know. I should talk? Yeah. Okay, so maybe can you repeat the question once more? It was... Le donne diventano, come diceva Sylvie Brunet, bottino di guerra. Diventano l'anello debole di ogni guerra, l'anello più punito crudelmente, diciamo, dalle guerre. La voce dell'Europa, come può farsi sentire per proteggerle? Come può farsi aumentare il proprio volume per proteggere le donne che vivono questo medioevo, che vivono le guerre che si avvicinano sempre di più? That's a really serious issue. I would like to say that the best let's say solution would be to create world free of war, you know, but it seems like that it's not really gonna happen. I would say that those crimes should be punished. What else you could do, you know? Like, I mean, to create the situation that the justice will be there. Grazie. Teresa Bellanova, io mi ricordo, alleggeriamo un po' perché, insomma, mi ricordo nel 19, mi sembra, quando firmasti per diventare ministro, sfoggiassi un bellissimo abito blu elettrico, tra l'altro meraviglioso, e quell'abito fu criticato da qualcuno, insomma anche con poco gusto, diciamo, e sembra una sciocchezza, tu te ne uscisti con un bellissimo tweet, mi vesto come voglio, che ebbe un successo strepitoso.
cosa raccontava quella storia, al di là della leggerezza o della sciocchezza che c'era dietro di chi commentava, ma racconta un'Italia, cioè, nessuno avrebbe mai commentato l'abito di un uomo, nessuno credo l'abbia mai fatto, perché si sono sentiti in dovere di commentare la presenza femminile di fronte all'istituzione, il decoro femminile di fronte all'istituzione? Che idea ti sei fatta di quella vicenda? Cosa racconta quella vicenda di questa Italia? Ma racconta di un paese che deve ancora crescere, racconta sicuramente di tanta rabbia che si scatena sui social, di tanto odio che viene indirizzato spesso verso le persone che ce la fanno, o verso le persone che vengono considerate più deboli e non si capisce perché ce l'abbiano fatta. Io ho risposto, vesto come voglio, perché le donne della mia età, le femministe, quelle che hanno fatto le battaglie nei tempi passati, spesso nascondevano la loro bellezza. Mettevamo vestiti molto larghi, gonne tremende, maglioni che nascondevano qualsiasi cosa, perché dovevamo dimostrare di avere un cervello e che quindi il nostro corpo era qualcosa che avrebbe messo in discussione il nostro essere esseri pensanti. E allora io ho risposto, vesto come voglio, perché basta, perché le donne devono poter esibire quello che vogliono. Se le donne vogliono andare con la minigonna, devono avere il diritto di andare con la minigonna e nessuno deve sentirsi in diritto di fare commenti. Questo è il punto. Quando parliamo di cultura patriarcale, parliamo anche di questo. E allora io lo voglio dire alle ragazze, noi siamo donne che ce l'hanno fatta, non ci è stato regalato niente, abbiamo combattuto e ce l'abbiamo fatta, ce la possiamo fare tutte, non dobbiamo nasconderci, dobbiamo partire da quello che siamo e su questo costruire la relazione con le altre, perché da sole nessuna di noi ce l'avrebbe fatta e da sola nessuno ce la fa. Grazie. 10, 100, 1000 Bellanova. Grazie a tutti, grazie alle nostre ospiti per l'interessante, grazie all'organizzazione. Arriva Scalfarotto. Eccoci qui, mimose per le nostre, per le nostre quattro ospiti. Thank you so much. Happy March the 8th. Grazie. Grazie.